Benvenuti che sono visto, vedete, ci siamo ritornati su Monster Hunter Generations Ultimate con il 19° episodio sulla seconda stagione. Penso che sia passata non organicamente un'eternità dall'ultima volta che ho registrato una puntata su questo gioco e non so a quanti mesi io risalga dopo rispetto alla Giada del passato che ha registrato la puntata 18. Comunque sappiate che in questo momento io sono risalente ad un periodo della mia vita dove sto subendo, tra virgolette, delle trasformazioni psicologiche di cui manco io stessa mi ho resa conto fino a quando, riflettendoci sopra, effettivamente non ho realizzato che si stanno mettendo in moto contro la mia volontà, ma è parte della crescita naturale dell'essere umano, quindi non posso oppormi a questa cosa. E lo so che detta così sempre un argomento iper complicato, però ragazzi, per tradurvi in parole poverissime quella che sarà, quella cos'è, quali saranno gli effetti di questi cambiamenti su, per quanto riguarda il canale, letteralmente oggi mi sono convinta a smetterla di guardare il metro del tempo delle registrazioni delle puntate. Cosa significa? Che io di solito registro 2 ore filate di video, che prima avevo la premura di fermare circa 30 minuti, come ben sapete. Ho incominciato a divenire insofferente nei confronti delle puntate che fermo forzatamente, per quella che è la mia percezione, a 30 minuti per evitare che il video divenga troppo lungo, quando però la roba che mi ero riproposta di completare entro quella puntata non l'ho più completata, quando però già sapevo che potevo completarla entro le 2 ore di registrazione solite filate che registro. Dunque, da oggi in poi il limite di ogni singola puntata diviene di 2 ore e poi varierà in base a quello che faccio nella puntata. Se tipo mi faccio una roba di 40 minuti che diventa di ok, mi fermo per questa puntata, lo faccio, altrimenti se arrivo a prolungare la puntata fino a 2 ore e mezza si va avanti fino a 1 ora e mezza, un po' come è successo nella puntata, un po' come è successo per la serie di Demon's Souls. Adesso non fate gli stupiti, già da mai gioca i Souls Game, sì, perché questa serie ho programmato di pubblicarla dopo Demon's Souls, quindi io la sto ancora registrando, ma voi dovreste averla tecnicamente già vista. Se non l'avete ancora già vista, sappiate che là le puntate durano massimo 2 ore a testa per questo ragionamento qui. Ho deciso di estendere questa cosa a tutti quanti i video perché lo trovo più comodo per quel che riguarda la mia modalità di registrare. Quindi semplicemente è cambiato questo. Quindi d'ora in poi, a partire per questa serie da settimana prossima, le puntate potranno durare anche ben oltre l'ora. Quindi a partire dall'episodio 21 aspettatevi che le puntate possono cominciare ad avere la durata di un'ora abbondante, anche 1 ora e mezza, anche 40 minuti, vaga addirittura 2 ore. Tutto dipenderà dal caso, da quello che farò in quelle determinate puntate. Per quanto riguarda questa puntata, la prossima che esce alle 5, vedrò di mantenere invece sempre al solito metro che avevo mantenuto fino ad adesso per evitare di non rendere il cambio, mi verrebbe da dire, in corso troppo potente. E quindi vi preparo un attimo con questa introduzione per questa 19esima puntata. Poi la prossima puntata ancora la facciamo con la solita durata, quindi chiudo bene questa seconda settimana. A partire dalla prossima settimana però applico ufficialmente questo nuovo metro sui video delle serie. Quindi a partire dalla prossima settimana ufficialmente le puntate di questo video, questa serie, potranno incominciare a durare anche 1 ora e mezza abbondante a testa. Dipenderà, ripeto, tutto da come mi sento di registrare, e poi converrebbe per una serie del genere perché facciamo 150.000 missioni per completarla, quindi converrebbe che prolungasse la durata delle puntate. Inoltre cambieranno gli orari di pubblicazione delle puntate ufficialmente. Ricordo che nella serie di Demon's Souls avevo pubblicato una puntata al giorno alle 2, ho deciso che d'ora in poi usciranno le puntate, dopo oggi si intende, alle 2 e alle 8, o solo alle 2, oppure alle 2 e ogni tanto alle 8, oppure un terzo caso alle 2 e alle 8. Nel caso di questa serie dove devo fare tantissimo, ho deciso che usciranno sempre 2 puntate del giorno, però alle 2 e alle 8. Comunque avrò anche, poi vi posterò domenica anche una storia, un post su Instagram per ufficializzare il tutto, anche per chi non vede questo episodio. Detto ciò, mangio subito dallo chef Gourmiero, così sono sicura di non... Ah no, aspetta, è vero che per mangiare devo sedermi a tavola.
Si sente che è da mesi che non gioco. Allora, qui però non me lo sono dimenticato il mio carissimo Ghiso Gourmet. Dove cazzo è Ghiso Gourmet? Dov'è Ghiso Gourmet? Quanti cazzo di piatti? Ok, è qua. E molto semplicemente sulla sesta pagina, su 7. Non mi ricordo assolutamente dove ho rimasta con le missioni, ma mi pare di ricordare che l'ultima puntata l'ho dedicata interamente a due cacce al Sanguis Arzugos. E scoprendo che ogni mostro andando ad indagare sul sito chianico, deviante si intende, ogni mostro deviante possiede tutte per lui almeno una decina di missioni, ho deciso che per questa serie almeno tutte le loro 50.000 missioni tutte uguali ve le risparmio, al massimo quando escono li combattiamo nelle loro prime casse, così li vediamo. Io sono contenta e voi sicuramente voi vi annoierete meno, perché se vi risparmio tutte le casse dei devianti e mi limito a fare le solite missioni qui principali tra virgolette. Tra l'altro le avevo completate tutte quante le missioni. Ricordo però che nella sezione del villaggio, delle missioni del villaggio, erano apparse delle richieste che si traducevano come delle missioni avanzate. Vediamo un po'. Che dovrei fare prima di... Aspetta, qui nel basso grado, ecco, le missioni avanzate in basso grado. Sì, oggi dovrei fare queste. Ma visto che probabilmente mi chiederanno almeno 20 minuti a testa, tra l'altro io ripeto da settimane, mesi addirittura che non gioco, quindi devo anche ripigliarmi con i comandi e addirittura andare agile in questo gioco, direi che per questa puntata incominciamo, vediamo di incominciare le tre stelle accettando in prima di tutto la missione oggetto dalla manager della Gilda. Salute giovane, ho un'altra missione urgente pronta per te. Il tuo obiettivo questa volta è un Astalos, è un avversario molto impegnativo anche per i veterani. Ho già inviato l'incarico al banco missioni per te. Oh, perfetto, bene, riparto in quarta. L'avete capito perché Astalos è uno dei fatti di C4. Che battuta di merda che faccio come al solito. Ehi, che piacere rivederti, sei qui per un'altra missione urgente? Wow, ce la stai mettendo tutta, eh? Ok, annuncio standard. Aspetta. Musica da Super Quark, per cortesia. Il tuo obiettivo è un Astalos, noto anche come artiglio tonante. Sono famigerati per gli attacchi di tuono e per la loro natura fredda e riflessiva. Da prendere sul serio. Ok, già finito il pezzo Super Quark, perfetto. Allora, vai, missione urgente, un'esperienza elettrizzante. Anche loro si divertono con le freddure. È colpa del Dio Santo, è colpa dei giochi se faccio delle battute di merda. Allora, vediamo, qui avevo delle pelle di Sanguis, ok. L'ideale sarebbe portarmi delle lubacche, ma io non le ho mai portate con me, quindi sti cazzi, se verrò elettrizzato dall'Astalos e partiamo. Sembra che un Astalos sia apparso sui colli verdi, potrà anche sembrare carino. Qualche dove? Ma non fatti fregare, i suoi attacchi sono letali e non si arrenderà senza colpo ferire. Sì, più dente. Ah, semmai è carino il Nagakure, un cucciolo di Nagakure da vedere, ma non penso che la... Non è tanto carino l'Astalos di faccia. Forse quando dorme, sì. Ma quando è sveglio... Vai, sto pronto a tirare la palla a pittura, perché ricordo che qui non posso fidarmi. Non mi fido più a combattere qualcuno senza segnarlo. Il volume a 16 qui, perfetto. Allora, devo ricordare un attimo qual è il comando per evocare che insetto. Dovrebbe venirmi distinto. Ma appena comincio a combatterlo. Cazzo, raga, mi sembra davvero passata una vita. Una vita letteralmente da quando ho giocato l'ultima volta a sto gioco. Dio santo. Eccolo! Perfetto, ti ho trovato presto, quindi non devo neanche fare taglio avanti veloce. Ok, con L1 apri il menu degli oggetti. Allora, era sempre premendo R1 che chiamavo il pinsetto. Quindi lo stesso pulsante che quando non ho l'arma sfoderata uso per correre.
Però signor, mi serve la polvere rossa, l'estratto rosso. Ovviamente mi frega con sto attacco del cazzo, come sempre, come sempre. Un attimo che io sono mezzo sorda, devo divenire ancora più sorda. Sti maledettissimi attacchi elettrici dell'Astaroth mi fregano da sempre. Da sempre, perché ho sempre in mente che mi arrivi addosso e che mi attacco abbandonato. Aiuto, questa la ricordo, bastardo. La codata laterale. Dai, ti colpisco un po' in testa. Vieni qui! I miei timpani... No, ok, i timpani sono salvi. Grazie ai tre estratti. Lo specifico sempre. Dico catasso, via, 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 via! Dai, tanto non mi fa troppi danni perché ho le armature che avevo alla fine della stagione 1, quindi le armature le cambierò definitivamente, penso, a inizio stagione 3, quando giocheremo le missioni di difficoltà G. Quanto stracazzo è tamanca la classificazione dei giochi di vecchia generazione di Monster, non maestro G, perché cazzo sta G? È un mistero che non chiarirò mai. Aia, che botta! Infame! Evoca lo sciame! Quando sei al sicuro, tipo adesso, presto! Che sta guardando o Mandola o Barbara! Mandola a terra, Barbara sulla terra è entrata, stupendo! Bene, è bellissimo se per venire buttato a terra così. Vai! Ale! E anche da una vita che non punto più a parti specifiche di mostri, punto a colpire e basta, perché altrimenti se punto a colpire un'area specifica mi distro. La madonna, così in avanti mi faceva volare questo attacco. Ok, attento, ok, attenta anzi, attenta, beh, giustamente. Si reincazza e questa volta mi becco l'assordamento perché c'è solo l'estratto rosso. No, non è vero, non c'è più neanche l'estratto rosso adesso. Mi ha appena tornato in mente tra l'altro che per lo sciame, per quanto riguarda lo sciame, tra le missioni di 3 stelle dovrei beccare una missione che mi consentirà di sbloccare lo sciame di livello 2, 3 stelle della base di caccia, attenzione, e poi dopo delle 7 stelle della base di caccia sempre, che ha difficoltà massima la base di caccia, le 7 stelle, dovrei beccare quella che mi dà il livello 3, che è l'ultimo tipo di sciame, che ovviamente più si alzerò quei livelli più mi chiederà colpi lo sciame per essere caricato, però vi aspetto che poi faccia un botto di danni. Già adesso impiego tanto a caricarlo. Se ne va, dove te ne vai? Grazie ragazzi. Allora, secondo me va alla 4. No, alla 5. Vabbè, è alla mia seconda opzione la 5. Se ne va già alla 5. È alla mia seconda opzione perché di solito li va a dormire. Sapete perché il Monster Hunter è una delle serie ideali in cui caricare dei video lunghi almeno un'ora a testa? Perché già adesso siamo a 15 minuti, più si va avanti, come sapete tutti quanti, le cacce arrivano a divenire lunghe anche mezz'ora a testa. Quindi se voglio evitare di pubblicare una mitragliata di puntate, a un certo punto dovrò smetterla di caricare video che si limitano soltanto a 30 minuti. Cioè Monster Hunter da sempre avrei dovuto cominciare a registrare video lunghi anche un'ora e passa, ma quando uscirà Monster Hunter Wilds già ve lo dico, cioè i video saranno lunghi minimo 2 ore a testa, cioè ogni volta che giocherò sarà una puntata, non dividerò quella puntata in più parti, già lo dico, cioè ogni mia sessione di gioco, letteralmente, perché quando registro alla fine faccio sessione di gioco, ogni mia giocata sarà una puntata.
Quindi ogni puntata risalirà ad una giornata diversa, perché lo giocherò tipo una volta al giorno. Ah! Sono scarsissima! Eh no, stavolta non ti becchi. Mi serve la, il rosso. Sempre il solito momento di panico, mi serve il rosso! Ok. Allora, credo che l'astro si stia per morire, eh. Beh, belli. Credo che stia per morire l'astro, credo, me lo sento. Dalla parte mitragliata che di danni che gli sto tirando. Me la sentivo giusta! A furia di fare caccia di una certa difficoltà, di un certo punto in pau quando è che finisce effettivamente. Più che altro, sapete cos'è? Mi sono stupita di me stessa perché ho impiegato. Non ho impiegato tipo. Ho impiegato meno di 10 minuti. Pensavo che avrei impiegato 10 minuti e qualcosa, invece ho impiegato. Quanto ho impiegato? Ho impiegato 7 minuti e 7 e 6. Non ho impiegato neanche 8 minuti. Perché ricordo che quando ho cacciato il Blangong, questo me lo ricordo, ho impiegato 10 minuti abbondanti a farlo fuori. E caccio 2 stelle. E io ho pensato, vabbè, allora l'astro si impiegherà almeno 10 minuti visto che ha 3 stelle. E invece no, va bene. Missione compiuta! Dai, su, datemi il mio premio! Scaglia, membrana, messo qui, non mi scaglia. Ho già il singhiozzo, Dio santo. Cresta, membrana, niente di rarità 5. Io ho sempre un problema con il volume qua. Gigi, ti ho raggiunto, grazie. E questo era l'Astalos più lungo. Di 35 centimetri in più. Non ho ancora capito, ecco, un'altra cosa che non apprenderò mai. Da dove arriva il metro di misurazione dei mostri? Dopo il perché grado G, anche perché 1948 centimetri quell'Astralos lì. Che sarebbero quindi quasi 2 metri. Perché non è a 2 metri? Da dove lo definisci che è a 2 metri? Vabbè. Non ha senso! C'è qualcosa di strano! Ah, sei qui, giovane! Congratulazioni per l'ottimo lavoro! Sei ufficialmente nell'albo dei cacciatori di livello G3! Eh? Vuoi sapere perché sembro così preoccupata? Oh, ma che premura! Ricordi le voci sulle aeronavi scomparse? Sì, incredibilmente me lo ricordo, ma per il fatto che questa partita l'avevo questo gioco, questo perché. Ma per il fatto principalmente che questo gioco prima di registrarlo l'ho giocato anche per conto mio, quindi mi ricordo la trama. La zona aerea maledetta della frontiera giurassica. Ho fatto analizzare i dati sulle sparizioni dei nostri ricercatori e qualcosa non quadra. Normalmente direi che questi dati sono irrilevanti, nulla che possa preoccupare la Gilda. Ma ora credo che non sia più possibile ignorare la situazione. Voglio inviare una squadra a investigare. Non guardarmi con quell'ardore giovanile negli occhi. Invierò a te quando il tuo livello lo consentirà. Per il momento prendi questo buono Wiccademia. Sono piuttosto utili, sai? Usalo per affinare le tue abilità, giovane. Considerata la tua rapida ascesa, ti servirà. Grazie, buono Wiccademia. Ehi, che abbiamo qui? Sei già al GG3? Wow, stai facendo mangiare la povera agli altri cacciatori, eh? Congratulazioni, significa che ora puoi citare le missioni di livello 3 stelle! A proposito, volevo parlarti del mio amico Fennec qui. Noi lo chiamiamo il Gattallogatore. È un genio quando si tratta di organizzare i documenti delle missioni. Mette tutto in ordine miau alfabetico, come dice lui. Senza di lui sarei letteralmente persa, ma ora è troppo occupato per chiacchierare, non disturbarlo. Ok, grazie per avermi parlato. Allora, in totale quante missioni ho da vedere?
che poi dopo le farò nell'ordine delle categorie, quindi me lo sono segnata qui su un foglietto. Prima farò le raccolte, poi le cacciatine, cioè le cacce ai mostri piccoli, poi le catture, così quando le vedo mentre caccio i vari mostri non mi traumatizzo ogni volta. Poi le cacce, poi le cacciatone, poi le missioni da caccia a miera e per concludere le missioni urgenti. A proposito di missioni di caccia, qui c'è esperienza elettrizzante che chiede di uccidere un Kirin. Vi ricordo che di solito ha la bruttissima tendenza a sparire ogni tanto dalla lista delle missioni, quindi magari ora faccio l'eccezione alla regola e Kirin lo vado ad ammazzare adesso. E parlando di eccezione alle regole, anche le richieste, perché poi quando le becco le vado a fare subito perché altrimenti me le dimentico. E poi i mostri debianti, per quel che riguarda i mostri debianti, perché mi devo ancora vedere come sono, non so, mi sono disponibile, si sbaglio sempre menu, sì lo so. Devo ancora vedere come sono la Gombi, Ermito e insomma Nyx, Marmor e Imperatrix. Devo ancora vedere loro come sono, però aspetto un attimo. Magari li faccio quando siamo arrivati tipo alla fine di tutto, o mi viene voglia di farli, boh, deciderò. Comunque, di solito... Picchia, li ho trattati adesso, ci sono pure i diagazziani! Ci sono tutti i diagazziani! Dopo il Kirin, che è tipo il drago più piccolo, c'è... Che sono due, ok, le missioni di Kirin, tra l'altro. Adesso dobbiamo fare i due Kirin adesso. C'è il dittatore ghiacciato, Kushada ora, poi Drago Azzurro della Nebbia, i Cameleos e poi il Teostra. I tre draghi da mostrare, due? Volevate che non ci fossero? Volevate che non ci fossero? Perché altro ora che ho notato che Kirin c'ha due missioni. Quale delle due missioni è quella che appare e scompare? Perché l'obiettivo secondo che impianto bandiera Gilda? Questo me lo ricordo. Perché cazzo devo piantare la bandiera Gilda? Obiettivo secondo che sapete, non ho mai capito che cazzo serva. Però una cosa lo so. Quando prendo la bandiera Gilda, dalla cassa oggetti scorta un botto. Non capisco perché. Non posso portarla in giro. Forse questa è la missione che appare e scompare? O è questa? No, io vado a fare un'esperienza elettrizzante. Comunque, sono già 23 minuti, devo vedere se tipo come si apriva la mappa. No, ho così fatto uno screenshot. Ok, con X. Allora, c'ho due vignette a Poké e a Yukumo, potrebbero essere delle richieste. Sì, sono delle richieste. C'è qualcuno che ha cocotto, vabbè. Allora, io vado a fare il Kirin adesso. Poi nella prossima puntata vedrò di cominciare a togliere queste vignette dalla lista. Dai, vado a farmi malmenare. Esperienza elettrizzante, uccidi Kirin. Kirin, che vi ricordo, è meglio colpire sempre soltanto in testa. Perché quando si incazza si può colpire solo in testa. Quindi tanto vale imparare a colpirlo solo in testa anche quando è tranquillo, che quindi si potrebbe colpire pure nelle altre parti del corpo. Nella frontiera giurassica si sono verificati alcuni eventi inspiegabili. Credo sia un segno della presenza di bestie mistiche. Perché non vai a verificare di persuasi bestie mistiche che, grazie a qualche arcano organo, riescono ad evocare i fulmini. Descrizione abbastanza azzeccata al King, che dite? Normalmente non registro più di pomeriggio, sa, perché stamattina ho registrato solo un'ora e mezza di video. Quindi ho ancora la forza psicologica di cacciare qua su Monster Hunter. Tra l'altro sono gli sgoccioli quella serie che ho registrato stamattina, quindi magari entro le prossime giornate comincio. Registrare per bene anche Monster Hunter la mattina, quando ho finito quella alterno questa
alla registrazione di un'altra serie ancora. Perché se voglio fare le puntate abbondanti, che ripeto, la Monster Hunter gioverebbe per quanto riguarda i numeri, allora potrò registrare. Bene, bene. Allora, i King di solito stavano in queste aree qui, quindi... Di solito stavano nella 10. E a partire dalla prossima puntata riprendo a tagliare le corse tra un'area e l'altra. Mi puoi tostarmene zitta. Bene, che potrei anche evitare di segnarlo il Kirin, però non mi fido mai. Ah, levi! Mi serve l'estratto... L'estratto rosso, Kirin. Kirin mi serve... No. Non riesco a prenderlo perché è sulla testa, però è troppo alta per il mio personaggio. Ho beccato, ho segnato il punto sbagliato del tutto. Posso essere più epico, ho segnato la parte sbagliata. Oh, ce l'ho fatta lo stesso. Ok, vai, 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 vai. Dai, soliti due pendenti in testa. Ora sei incazzato. Madonna, quanto... Come sei irascibile, però. Ti ho tirato due pendenti in testa e sei già incazzato. Ricordiamoci che in quanto giocanzione il King non dà mai segno di stanchezza, robe varie. Quando... Oh, finalmente sto fermo. Beh, sta fermo? E io cosa faccio? Ovviamente mi faccio prendere, lo manco e poi mi faccio prendere. Cioè, naturale, no, naturale. Dai, ora che sta fermo, vai, vai, vai. Scema. No, cazzo, mi sono fatta prendere come un imbecille. Dai, di nuovo i fulmini attorno, ok. Dai, ti ho qualche mossa per cui stai fermo. Il Shokin è un po' troppo alto per i miei gusti. Oh, ce l'ho fatta. Penso che il scatosso sia sulla criniera, perché... Forse, no, sulla testa. È finito? No, non ha finito. Ok, no, non è tornato tranquillo, manco per il cazzo. Ok, ora è tranquillo. Dai, grazie, la potenza dell'arma è diminuita. Uffa. Sì, sì. Oh, attenzione, l'ha sentita, l'ha sentita. L'ho già spaccato il corno, sì, dimentico sempre che comunque sono... con un'armatura di 10 stelle villaggio, di metro è quello, di misura è quello, contro un 3 stelle base di caccia. Dimentico sempre. Poi mi sono stupito della presenza di Jagger sulla lista, ma dimenticavo che queste 3 stelle sono l'ultima difficoltà alla base di caccia per quanto riguarda il basso grado, quindi ci sta che ci siano i Jaggerziani, così vedi lo schema di combattimento più scarso, cioè quello del basso grado. Madò, che sussulto! Vado a saltarla in giro, proprio posso... Povera mandorla, no! Posso fare ben poco quando corro in giro, devo solamente... Mi tocca aspettare, cazzo! Povera mandorla! Ripigliate, perfetto! Poverina, Dio santo, si è beccata... Si è beccata una... Una fulminata in faccia. Perfetto. Perfetto. È una statua quando è a terra, cazzo.
Vado come l'ho bloccato di nuovo. Aia. Minchia, raga, mi ha completamente di... Minchia. Sono già passati quasi 10 minuti. Cioè, nella missione. Mi ero dimenticato di quanto fosse ancora OP per quanto riguarda la difficoltà, rispetto alle difficoltà delle missioni. Ok, ragazzi, direi che questo 19esimo episodio su Monster, della seconda stagione di Monster Hunter Generations Ultimate posso già concludersi qui. Segnatevi bene la durata di questa puntata, della prossima, perché a partire dalla settimana prossima vedrete tutt'altri numeri in via definitiva, ripeto. Non ci saranno più su questo canale video lunghi 30 minuti minimo. Quelli che non adorano i video lunghi piangeranno, però mi dispiace, ragazzi. Però ripeto, magari ci saranno le eccezioni, dipenderà tutto da quel che sento. Nel frattempo, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Finalmente ho ripreso a giocare anche a Monster Hunter, meno male. Se temete di essermi perso qualcosa in giro per il canale, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questo gameplay, il link al mio profilo Instagram. Per concludere la sezione del community, intanto c'è qualche nuovo post, detto ciò, io controllo subito se è rimasta l'altra missione del King, così la faccio immediatamente, me la levo dalle scatole e non ho più il pensiero che sparisca, il timore che sparisca, e noi ci vediamo alla prossima!